questo mese di dicembre che è iniziato veramente male, perché mi sono ammalata, poi ho avuto dei problemi, vabbè, insomma, ho avuto molto tempo libero, che non è così, però, perché ho avuto anche problemi in famiglia, ma vabbè, in breve diciamo che sono entrata nel magico mondo della bara e della gourmet, e come gossip, perché sono diventate la mia serie preferita che c'è a Netflix veramente, e mi sono appassionata a questo tipo di gossip, che lo faccio del tutto. Sono quelli che vengono a insultarti sotto i video, che ti danno, non so, della brutta, della sporca, della non so, qualsiasi cosa fuori contesto. Quello è haters, secondo me. Parlare oggettivamente di ciò che succede nei video, boh, non lo so, non è, è commentare quello che si vede dal mio punto di vista. Comunque, come diceva Zeb89, un hater
cosa
Fuggi di nascosto, cose del genere. Poi
non lo sapevano. Comunque, che non si fa. Comunque, vabbè, è successo appunto questa cosa e giustamente vedendo la reazione molto aggressiva della gourmet e invece la, la versione molto pacata, molto perché la bar è stata molto diplomatica, anche se le sono scappate. Si è visto che la bara era gelosa delle persone che giocavano con la gourmet, insomma queste cose adolescenziali che ogni tanto sbucano fuori nelle nostre menti, queste gelosie così un po' infondate e quindi niente, gelosie di una persona di cui non ti fidi, cioè se non ti fidi persona c'hai queste gelosie, se ti fidi della persona non ce l'hai perché neanche ci pensi, però se la conosci da un mese è normale, no? Però allora se non ti fidi non te la prendi in casa a vivere con te e le tue figlie, quindi è tutto un po' una contraddizione secondo il mio punto di vista, ma è stata molto contraddittoria la bara per tutto questo percorso e tutta questa vicenda. Se fosse stata anche presentata in modo diverso questa coppia, non
seguire.
passato, come dice lei, ho passato di peggio, quindi almeno loro, vabbè, lasciamo perdere. Allora, io non ho nessun consiglio, non richiesto da dare a Chiara. Spero che un giorno trovi la felicità dentro se stessa, senza dover affidare tutta la felicità a una terza persona. E ma lì dipende da, perché la gourmet diceva, ma bisogna guardarsi dentro, eccetera eccetera. Sì, ti puoi guardare dentro quando vuoi, ma certe cose, secondo me, se non riesci da sola, vai a farti un percorso psicologico di una persona che lo sa fare, te lo insegna, ti insegna a farlo, e così invece di far passare anni a guardarti dentro di te e poi non risolvere nulla, lo fai con un professionista che è pagato, che lo sa cosa stai facendo. Spero che insomma lei riesca a trovare la sua felicità, che riesca a stare da sola e che impieghi il suo tempo nel migliorare se stessa e non cercare un'altra persona che sostituisca, che riempi il vuoto che ha dentro, che non riesce a colmare da sola, che poi ha due figlie bellissime e fantastiche, che secondo me già quello colma un sacco di vuoti. Però vabbè, si vede sempre quello che non si ha e non si vede mai quello che si ha, e questo sembra